Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Sappiamo che anche lei è molto impegnata nella mattinata, vedremo di rubarle poco tempo, però oggi insomma la vicenda Quinto Pep è tornata a balzare sui quotidiani locali. Si parla di questi uffici che vengono presi d'assalto da chi ha deciso di andare a pagare quanto previsto dal comune. Però voi ci tenete sempre a sottolineare, si tratta di cifre eccessive e poi non tutti, tra l'altro, hanno aderito a questa rateizzazione che è stata proposta. Ma ci spieghi un po' qual ci faccia un po' il punto della situazione dopo quello che è accaduto a maggio, quindi ricordiamo le prime 13 cause nelle quali il comune l'ha avuta vinta. Sì, diciamo che ecco, c'è stata questa sentenza del 2 di maggio dove 13 famiglie sono state condannate, diciamo, anche oltre alla problematica giuridica, anche al problema di dover pagare le spese processuali. E parliamo di cifre che lasciano un pochino danno fastidio alle famiglie, perché parliamo di cifre attorno ai 9.000 euro, quindi a famiglia, per cui sono cifre che in un bilancio familiare in questo momento vanno a incidere. Di fronte a ciò ci siamo messi a tavolino e abbiamo detto basta, finiamo, si chiude qui la faccenda, diciamo che ragioniamo e usiamo il buon senso per andare avanti, perché non vogliamo farci del male. Quindi siamo scesi a un accordo con il comune dove innanzitutto abbiamo messo in sicurezza le 13 famiglie che hanno rinunciato all'appello come era loro diritto e compensando con il comune le spese processuali. Quindi di fatto non dovranno pagare le spese processuali. Diciamo che la Giunta, adesso siamo in attesa che gli atti amministrativi confermino insomma ciò che è stato detto e fatto. Diciamo che ad oggi la Giunta, con un atto di indirizzo, ha deciso di accettare la rinuncia dei 13, quindi compensando appunto con la rinuncia all'appello la riscossione delle spese processuali. Ma diciamo adesso noi ad oggi abbiamo avuto una comunicazione ufficiale di APEC di questa cosa e siamo convinti insomma che il Comune sta mantenendo, come noi abbiamo mantenuto la nostra posizione, il Comune sta mantenendo la sua. Ora cosa succede? Gli altri, visto l'atteggiamento del Tribunale, abbiamo fatto un'assemblea e abbiamo esposto alle persone la situazione. Comunque dando sempre, che è sempre stato nel nostro stile, la libertà di azione individuale, perché noi abbiamo sempre lavorato così, il comitato è nato per fare un servizio a queste famiglie e così tuttora oggi sta operando e sta lavorando. Noi abbiamo fatto dei centri di raccolta dove invitiamo chi è d'accordo a fare le rinunce, anche perché poi tecnicamente le raccogliamo senza dover fare continuamente delle giunte, le produrremo tutte in gruppi, per cui stiamo lavorando anche perché l'estate non è molto favorevole. Chi è fuori, chi è in vacanza, chi è difficile, insomma, riuscire a rimediare tutti, però noi l'impegno e la passione per questa cosa ce la mettiamo e andiamo avanti. La cosa che fa male è che queste persone non riescono, hanno difficoltà, anche se sono cifre, adesso i maggiori oneri stiamo parlando, Sì, maggiori oneri di esproprio, sì, sì. i maggiori oneri sono cifre che vanno dai 1.500 ai 10-12.000 euro, dipende dalle tipologie, insomma. Per cui sembra assurdo, ma in momenti come questi anche 1.000 euro per famiglie sono difficoltosi perché non sempre riesci a trovarli, insomma, sono famiglie anziane, monoreddito spesso, con una pensione, ci sono pensioni sociali, veramente abbiamo riscontrato dei casi difficili. Queste persone vanno in comune, espongono la loro posizione e finora il comune, diciamo, gli è andato incontro organizzandosi
per delle rateizzazioni ad hoc su ogni situazione. Quello che fa male, l'amarezza che tutta questa cosa continua ad avere, perché dà fastidio pensare che tutto il quinto PEP è composto da gente ricca, benestante, con delle belle case. Lo dimostra la fila che c'è a chiedere la rateizzazione per pochi soldi. Quindi questo ci tengo, questo inciso, farlo sapere, perché è così. Mettere le persone in difficoltà, ma non tanto perché non è tanto per il comune, per il tribunale, insomma, non si è considerato del momento che attuale, non si è considerato ci sono famiglie monoreddito, cioè non è stata guardata proprio dal punto di vista processuale quella che è un po' la vera identità del quinto PEP. C'è una data entro cui si può aderire a questa opzione data dal comune. Leggevo sul Corriere che ci sarebbe anche qualcuno che sembra intenzionato invece ad andare avanti. Le risulta anche a lei? Allora, noi mancano, insomma, adesso stiamo finendo verificando, ci sono persone che hanno intenzione di proseguire. Io, come dicevo prima, il nostro è un lavoro di servizio e le decisioni sono sempre comunque individuali. Mettiamo la gente a conoscenza di quello che sarà e che potrà essere o che eventualmente o che è stato. Poi dopo sono le persone a decidere su cosa fare, capito? Molti pagano rassegnati, ma non convinti, convinti di essere di aver subito un'ingiustizia. Più che altro insomma per queste grosse spese. Ricordiamo, insomma, il braccio di ferro va avanti ormai da anni con l'amministrazione comunale su queste questioni. Il problema, diciamo, è che se chi decidesse di non aderire a questa proposta del comune e poi magari più avanti valutasse diversamente, non potrà più avere lo sconto, diciamo così, no, delle spese legali. No, infatti questo ha messo di fronte a questo esodo di massa, perché comunque in comune giustamente dice: io ti apro una porta adesso, o la prendi o poi dopo o te ne assumi le responsabilità. Sei grande vaccinato, chissà, c'è anche caso che ci sono altri giudici che devono ancora giudicare, che succeda qualcosa di diverso, non lo sappiamo, però diciamo che noi abbiamo a cuore la sicurezza delle famiglie e abbiamo pensato di dire insomma la verità. Insomma, a noi non interessa di fare le cause tanto per fare le cause, ognuno di noi ha un'attività per conto suo, non abbiamo necessità di questa cosa, per cui vogliamo andare avanti. L'importante è che questo è stato uno step, adesso è importante, e il sindaco nella sua lettera lo ha ricordato, che ci sia la volontà politica di aprire un discorso in futuro per quanto riguarda i riscatti, perché lì è veramente un pianto. I maggiori oneri sono una piccola parte. Esatto, perché parte. Erano due le vicende aperte, insomma, le partite aperte, i maggiori oneri di esproprio e poi le spese per il riscatto, che sono anche più consistenti. Sì, no. Cioè, io voglio ricordare che il perimetro del quinto pezzo è vasto, non è soltanto la zona delle casette a schiera, ci sono i palazzoni di via della Bete, ci sono i palazzoni di via Acquario, ci sono i palazzoni di via Simonini, via della Fiera, sono palazzoni, non sono palazzine, hanno un valore commerciale diverso, costruite in edilizia economica popolare, ci sono case che hanno le porte in plastica, i pavimenti in linoleum, cioè quella volta erano così. Non sono solo villette, ci sono anche delle belle villette a schiera, per carità, però il grosso, la massa viene da questi condomini, da queste zone. Quindi il perimetro quinto PEP è molto vasto e raccoglie è molto eterogeneo anche come tipologia di famiglie e di individui. Gente che adesso, come dico, l'età media è 70 anni, quindi... Insomma, sì, sono... ragazzini che non ti danno neanche il mutuo, è un problema.